per noi tifosi e per tutti i tifosi in genere, lo stadio è gioia e dolore. Ci vedevamo lì e si mangiava, si stava bene insieme, si creava già un po' di gruppo, poi alle 13:30, qualche volta alle 14 si entrava e lì si iniziava a cantare, a saltare. La partita l'ho vista praticamente solamente dalla curva, quindi nelle orecchie senti solamente il coro, i cori ti entrano praticamente in testa. Ha fatto buio verso le 20:15, quindi hanno acceso i fari, quindi l'atmosfera era bella, lo stadio era stracolmo di gente, non c'era un posto neanche a pagarlo a peso d'oro. Alle 20:30, fischio di inizio, diluvio universale. Diluvio universale. Erano degli stadi all'avanguardia, poi piano piano col tempo è stato un po' trascurato, è andato in decadenza, però negli anni 90 erano dei stadi migliori d'Italia e abbiamo visto partite importanti. Beh, un'altra partita dell'Italia, Italia-Svizzera, dove aveva segnato Roberto Baggio in rimonta all'ultimo minuto, anche questo è un bel ricordo. Però il migliore era sicuramente Cagliari-Torres, che purtroppo ho perso. Cagliari-Juventus con un gol di Selvaggi dalla linea di fondo. Io c'ero. E poi c'ero tante altre volte che non me le ricordo tutte quante.